Buonasera a tutti dall'SMT Airsoft. Oggi, come vedete, non siamo in due ma addirittura in tre, perché i numeri non mentono. E addirittura potremmo essere in quattro, perché il nostro caro T è incinto. Guarda qua che bel bambino, ragazzi. O sono gli addominali d'acciaio oppure c'è il bambino. Ce li hai belli scolpetti, devo partorire. Dai, partorisca, dai. Ragazzi, scalcia, sta scalciando. Sta uscendo. Oh. Eccolo. Ta-da-da! È nato il bambino. Allora, caro M, ci dica che cos'è questo bellissimo fucile. Questa è una delle Venga ultime. Venga al parcoletto, prego. Complimenti alla mamma. Vada. È una delle ultime serie della Ares. Hai sentito? Ma deve essere una bella notte. Sì, sì. Come si chiama questo bellissimo bimbo? Questo è l'Amobiri, Amoeba. Va a cagare, va. Amoeba, ragazzi. Quale Amoeba? Quale Amoeba? Pistol quale? Versione a calcio abbattibile, con rischio avanti. Vada a prendere la scatola, vada. Perché ovviamente di questo fucile sono uscite varie serie, quella senza calcio abbattibile, quella addirittura senza calcio. Quella col calcio diverso. Sì, quella con il come si chiama? La grip davanti uguale a quella del Kurz, quindi senza resistenze laterali. Ci sono parecchie varie serie. Addirittura è uscita anche addirittura serie con la versione lunga della Moeba. Non so che cazzo questa serve. Questa è la scatola, come vi arriva a casa, con dentro il fucile e un caricatore, che è questo che vedete su da 300, e la grip davanti. Questa qua. M4CCR AM008. Chi se ne frega, è un cazzo di Moeba con calcio abbattibile, con i resti davanti, con la grip. Vattene a fa... Ok, grazie. Comunque, quindi, tutto quello che vedete nel fucile, mi corregga se sbaglio, è quello che vi arriverà a casa, tranne il reflex, vabbè, quello è normale. Non ho mai visto fucile che danno i reflex, quindi. Vabbè, dettagli. Allora, subito in velocità, vada, mi velocità. Allora, cosa troviamo? Troviamo subito uno spegnifiamma con filettatura destra, e al suo interno un'altra filettatura interna che potremmo mettere un adattatore, volendo. No. Nessuno ce ne frega un cazzo, vada, filettatura destra. Poi vabbè, grip in ABS, poi grip del motore sempre in ABS, calcio molto solido anche in ABS che è abbattibile tramite un pulsantino sulla nostra sinistra, basta pigiare e porca troia, ok? Il gambling. Che è successo? Il gambling. Senti, facciamo così, guarda. Mezza sega. Poi... La particolarità di questo M4 è, oltre vabbè, ad essere molto corto, avere la slitta superiore diversa dai soliti M4, molto più alta. E dove c'è il motivo perché è più dove alta. Andiamo a trovare anche delle tacchette di mira che non si vedono, sono molto basse. Fanno cagare. Quindi abbastanza inutili. Serve un reflex sopra. Ma più che altro. No, no, ci stanno. Ma serve un cazzo anche lì. Proprio ma... serve una pippa. Okay. Posso? Dai, si muova, dai, sembra lì a perdere tempo. C'è la dritta, alta perché ci deve entrare la batteria qua davanti. Quanto ci vuole? Mirini, bambini, basta. Ok, scusa mamma. Scusa mamma, vado, non vado via. Sono il più importante, vado. Ehi, allora. Che cazzo è questo qua? Non so cazzo. Ok, vabbè, uccide. Vai, continua, non ti fermare. Allora. È quello che hai messo nell'anno prima, no? Quello che si è messo nell'anno, che schifo. Serve per il porta batteria, in quanto appunto il calcio non c'è un cazzo. No, davvero. Basta, qua davanti ci sono due pulsantini, basta pigiare. Meno male che dovevamo essere un po' più seri, Meno male. Vabbè, basta tirare stiamo via sto zitti un attimo. Basta via tirare via sto robino. Non fa mai parlare. Sì, ti parliamo sopra, io mi incazzerei. Guarda, sono già incazzato, solo che non siamo davanti a una telecamera. Quindi... Dai! Dopo ci diamo violentemente. E niente, qua c'è la batteria. Che batterie ci vanno, Biri? Allora, ci può entrare la batteria a stilo della K, sia 7.4 che 11.1. La batteria è compresa nella la scatola? La batteria non è inclusa, non è da inclusa. Comprare a parte. Ok. La più grossa che esiste sul mercato che si può inserire qui sopra è da 1600 mAh. 25C di scarica e 11.1 di voltaggio, io l'ho comprata e la consiglio. Infatti adesso qua nel nostro schermo vedrete la prova di tiro
che è veramente ultra. Poi faremo un crono e vedrete i risultati. Sì, motorino. Ok, si parte la parte interna. Prego, il nostro meccanico qui, carissimo, che finalmente oggi ce l'abbia. Tutti in ABS. La particolarità di questo fucile è che è un ABS della Madonna. Io quando sabato ho scoperto. Sì. Non si muove un cazzo. Oltre a quello, ma non si muove niente. Che calcio chiuso non si. Niente. Cellulare rotto, ho via. Ho fatto il pelo all'iPhone. Grazie. Comunque, questo ABS qua è particolare perché io quando sabato ho scoperto che era in full plastic, io non ci credevo. Perché è una plastica. Oltre ad essere super durissima, fantastica al tatto, sembra metallo. All'occhio. A vista, sembra proprio metallo. Quindi devo dire, brava Ares. Sì. Mica come mamma Marui, eh. Brava Ares. Marui merda. Dai, comunque, vada con la parte interna super velocemente. Hai già finito? Strano. Parte interna, dai. Tocca a me, tocca. Vai. Lo voglio in mano il bimbo per spiegare. Lo vuoi in mano? No. Dai, devo... basta fare tutti i gesti qua, dai, ci sono bambini che ci guardano. Bergiullini, ascoltatemi. Come arriva il fucile presenta sostanzialmente due difetti, gli ho dato. Il primo è il motore, che c'è un super high torque con molla da camion e quindi risulta lentissimo. Ma lentissimo! Lento, prendi una cerbottana, sei più veloce te a sparare palline a raffica. Per far capire, con una 11.1 fa 16 colpi al secondo. Chiudo la parentesi. Grazie dell'intervento. Non c'è neanche di che. Il secondo difetto è la molla, troppo dura. Io appunto da camion l'ho catalogata una 150. Comunque da togliere perché così mettendo un motore in speed, girando tutto più veloce con una molla un pochino più morbida, si ha un bel roof e una bella potenza. Una molla più morbida per portare al giallo, non per altro, però sì. Vabbè. Sì, si sente la differenza, si sente la differenza rispetto a prima. Beh, si vedono anche i risultati, abbiamo veramente tranciato via un bersaglio. Sì, hai aperto in due cartone. Ed è la prima volta che lo vedo succedere, No. Ma anche col dominetto. Dominetto, qua sotto lì. Vabbè, sembra. Gli interni sono molto robusti, ben fatti. Abbiamo la boccola cuscinettata sul motore e piene nel resto del fucile. Questa è un'ottima cosa. Gli ingranaggi di serie sono buoni. Gli ingranaggi sono ottimi. Regolo 11.1? Esce con meno due denti al settoriale, quindi è pronto per le alte velocità. Beh, la prova video l'abbiamo fatta. Si vede, comunque ottimo, veramente, veramente ottimo. Io consiglio. Quindi, mamma Ares ha fatto una buona cosa questa volta. Sì, ottima cosa. Mamma Ares ha fatto una buona. Fucile consigliatissimo. Leggerezza, tiro, ingombro, veramente un buon acquisto. L'ho usato sabato, il fucile non è mio perché è suo, ma l'ho usato sabato perché il mio ovviamente si era fottuto, come sempre succede. Strano. Forse riusciremo a recensirlo. Forse, se riuscirà ad andare. Grana. Comunque, il fatto, questo fucile qua, come ho detto, è un fucile da CQB, da urbano, perché piccolo, cioè col calcio battuto è una pistola, è una fottutissima pistola. Non è un cecchino. No. Io pensavo di Lo so, perché sei troppo intelligente, lo so che pensavi altro te. Ma la cosa figa di questo fucile qua è come si imbraccia. Perché ha questa dita qua dove viene contenuta la batteria, eccetera, 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 che è altissima. Io l'ho usato con un Acoga punto rosso, perché è quello che avevo dietro. Cioè io miravo tranquillo, mettevo il fucile su, non dovevo neanche abbassare la testa. Avevo io il suo maschero, occhiali, cagate varie. Io tranquillamente stavo su con la testa. Poi l'Acoga punto rosso era proprio collimato col mio occhio. Era una goduria, una fottutissima goduria. Canna corta, quanto saranno? 10 centimetri? 10 centimetri più o meno. Una precisione allucinante. Allucinante. Sarà meglio per il gommino pappo, che è anche quello credo che sia abbastanza buono. Sì, è valido, valido. Quindi veramente ragazzi, siamo qui riuniti. Ho chiesto il fra se ce l'avete. Siamo qui riuniti per consigliarvi questo fucile. Perché? Ma corto, piccolo, maneggevole, spara da Dio. Gli cambi il motore, quindi con una spesa di 40-30 euro. Te. Sì, con un 28. Che motore gli abbiamo messo qua? Io gli ho montato un GEPM 120. Non è uno dei migliori in assoluto, ma fa il suo lavoro. Va. 30 euro di 30 euro di motore, 120 di fucile. 130 più o meno. 160 euro avrete un fucile che è da torneo. È un fucile da torneo. Quindi, esatto. Consigliato? Sì. Molto. Sì, da S. E da M. E anche da T. Quindi. Ha comprato, cazzo. L'ho piazzata. Non ce ne frega un cazzo.
sinceramente. Io vi ho avvisato. Vabbè, tanto da io non si sente, quindi ce la dobbiamo strobire noi. Dopo faremo anche la recensione sulla nostra, sulla piazzata di T, ok, va bene? Ok, comunque, se avete la possibilità, comprate, volete un fucile corto, anche da backup. Ottima. Essendo leggerissimo. Numero uno, secondo me. Essendo leggerissimo. È come l'ho usato sabato, è come non avercelo dietro. È una leggerissimo. Cosa devastante. Non dà fastidio, fantastico. Arma di backup è fantastica. Arma primaria è assolutamente fantastica. Compratelo. Ok, vada con la solfa. Iscrivetevi al gruppo, se no ti viene, vi metti incinta e sforna un altro Ares. Se volete risparmiare, poi si può fare. Un Ares SR25. Dai, dai! Mamma mia! Facciamo un bel cesario e c'è un SR25. Niente, andate anche su Facebook, ci sono tante altre cose che non ci sono su YouTube. Condividete i video, commentate, andate sul sito blog, tutto in descrizione. E niente, alla prossima recensione. Dai, c'è tutto! M e T. Viva! Bravo Panco! Rientro! Cioè, è bellissimo! E belli, poi farò ovviamente poi il video, aggiungerò il video tutto quanto.